La storia di Baruchello e De Boccali la conoscete tutti, non ha senso parlarne ancora. Quella di cui voglio parlarvi è la storia di quel giorno in cui il poeta propose ad Adriano di leggere e commentare il calendario, insomma, una cosa per prendersi gioco del tempo. Così come del resto il tempo si prende gioco di noi. Ma ad Adriano parve un'impresa troppo complessa, nel senso che per leggerlo e commentarlo tutto ci sarebbe voluta un'intera giornata. Per questo la cosa non fu mai realizzata, ma adesso, col senno di poi, magari ci si potrebbe limitare a leggere e commentare solo un mese dell'anno della serie. Se non si può arrivare al tutto, lavoriamo sulle sue parti. E dunque, il mese è dicembre. Il 1° dicembre è un giovedì. Il giorno non conta. Conta solo il numero, numero uno della serie. Del resto, ci hanno sempre insegnato che la cosa migliore è partire dall'inizio. Dunque, siamo partiti col piede giusto, chi ben comincia è a metà dell'opera, eccetera, eccetera, eccetera. Al numero uno segue il numero due. Che cos'è il due? Il doppio dell'uno. Come si ottiene il 2? Addizionando 1 più 1. Ma la somma non è una compenetrazione, è un semplice affiancamento. La storia è quella di sempre. L'io è l'altro, l'avvocato è il poeta, l'angelo è il demone, alto e basso, bianco e nero. E via dicendo. E fin qui ci siamo. Adesso cerchiamo di entrare nel vivo della questione. Se l'uno è l'univoco, se due è il doppio, il tre, che cos'è? Il tre è il terzo, il testimone, la guida spirituale, il simulacro. Il terzo è lo spazio vuoto che va riempito. Ripeto, il terzo è lo spazio vuoto che va riempito. Il terzo è la presenza fantasmatica che è visibile, ma solo nella sua invisibilità. Detto questo, passiamo al 4, il doppio del 2, ovvero il doppio del doppio. Mi sembra evidente che siamo caduti nel registro della molteplicità, per cui non sarà complicato proiettarci verso il 5, che non si ottiene sommando il 2 al 3, ma il 4 all'1, ovvero il doppio del doppio che chiama al suo cospetto l'univoco. Ne converrete. Il gioco si complica, qui cade ogni teorizzazione metafisica. E il 6, il 7, l'8 e finanche il 9, aggiungendo di volta in volta un nuovo elemento, non potranno che inaugurare un regime caotico e confusionario. Ha un bel dire il 6 di essere la somma di due triadi, ha un bel dire il 7 di trovarsi in seria difficoltà nell'andirivieni di pari e dispari, così come l'eccessiva sicurezza che ostenta l'8 nel dichiararsi la somma perfetta tra due numeri uguali non può che rivelarsi un'illusione in prima battuta, perché ognuno di quei due numeri è già il doppio del doppio. E in seconda battuta perché il 7 spinge da dietro e il 9 schiaccia dal davanti.
Del resto il 9 inaugura la potenza, l'elevazione alla potenza. 3 per 3 uguale 9. Quindi non si tratta più di una somma ma di una moltiplicazione della serie. La metafisica ha già fallito. Lo strutturalismo non ha ragione di esistere perché qui non c'è fisica ma patafisica. Non ci resta che la decostruzione, ma qui ci si chiede, si può decostruire il 10, il numero perfetto, quel numero che determina e qualifica la decade? Che cos'è la decade? È quell'elemento che divide in tre parti la struttura complessiva. 10 più 10 più 10 uguale 30. La prima decade è il padre, la seconda decade è il figlio, la terza decade è lo Spirito Santo. Si potrebbe anche dire così. In questo caso, sia la somma 10 più 10 più 10 che la moltiplicazione 10 per 3 producono lo stesso risultato, cioè Dio, perché Dio è la somma di Padre, Figlio e Spirito Santo, ovvero io, altro e simulacro. Ma lasciamo stare somme e moltiplicazioni. In presenza di Dio, ovvero della struttura massima, bisogna concentrarsi su operazioni più ampie. Il problema sarebbe quello di determinare la superficie di Dio, la sua area e, in ultima istanza, il suo volume. Per quanto riguarda la superficie, una risposta in tal senso l'abbiamo già avuta da un certo dottor Faustroll all'inizio del Novecento, ma ci tocca osservare che i singoli numeri hanno ai nostri occhi una conformazione e un valore bidimensionale, mentre le tre decadi vengono ad assumere un valore tridimensionale perché posseggono una profondità e rivendicano il loro volume. Per cui, con eccessiva disinvoltura, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, ecco la seconda serie di pari e dispari. Se l'11 è la triade moltiplicata per se stessa e sommata al doppio, se il 12 è il doppio del doppio moltiplicato per 3, se il 13 addiziona il numero delle colonne della casa di Salomone al doppio moltiplicato per 3, e scusate la dotta citazione, ma una pezza a colori non guasta mai, ha naturalmente il numero delle colonne è il 7. Dicevo, se il 14 raddoppia in maniera inequivocabile il numero delle colonne, se il 15 somma al numero delle colonne il doppio del doppio moltiplicato per 2, eccetera, 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 insomma, si è ben compreso che anche la matematica comincia a perdere colpi. Il 20 raddoppia il volume del 10, il 21 aggiunge l'univoco al raddoppiamento del volume e contemporaneamente triplica le sette colonne. Il 22 si ritira dal gioco dichiarandosi superfluo. Il 23 rientra nelle retrovie e attende la catastrofe imminente. Il 24 raddoppia il doppio del doppio moltiplicato per 3.
Il 25 prende in considerazione solo i numeri dispari. Il 26 si limita ad aggiungere un solo elemento all'apologia dei numeri dispari professata dal 25. Il 27, pur sapendo di essere un diretto discendente del 3, ha perso tutti i riferimenti. Il 28 viene investito di un valore sacrale perché moltiplica il doppio del doppio alle sette colonne. E il 29? Il 29 ha una grossa responsabilità perché funge da apripista per la chiusura della saga. E come si chiude la saga? Con il 30. Con il 30 raggiungiamo il massimo volume della struttura. Ci siamo concentrati sui numeri e abbiamo appena appena o a malapena considerato i nomi. E dunque, di buona lena, eccoli: lunedì, martedì, mercoledì, eccetera, eccetera, eccetera. Vabbè, li dico tutti: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica. Ecco, e che sia ben chiaro, sono sette. Sette giorni per ogni settimana. Sono sempre gli stessi, che si ripetono più o meno per 4 volte al mese, tra l'altro, o a beneficio dell'altro, dell'avvocato, o del poeta, dipende poi da quale punto di vista parte lo sguardo. Tra l'altro, dalla regia mi fanno notare, ad esempio, che il 14 dicembre, che dovrebbe essere oggi, è un sabato. Ma nel nostro commento, se il 1° dicembre era un giovedì, il 14 dicembre doveva cadere di mercoledì. Da qui la domanda: ma in che anno siamo? E perché siamo qui? La risposta la conosciamo già. Siamo qui per leggere e commentare il calendario o una parte di esso. Il tempo è irrilevante. Se si scrive tempo, non è detto che ci sia tempo, tempo, tempo. Del resto, in poesia il tempo è sempre aberrante e i poeti a loro volta sono una aberrazione del tempo. Questo è, questo è stato, questo sarà. Ma non è tutto. C'è una cosa che decreta il mio fallimento, il nostro fallimento. Chissà se qualcuno tra voi lo ha notato. Abbiamo parlato del mese di dicembre e gli abbiamo attribuito 30 giorni, ma dicembre non ha 30 giorni. Ne ha 31. Ecco, questo è un grande problema. Salta tutta la struttura. Questo è un falso. Questo è il retro. Siamo in quel luogo dove tutto ciò che accade non è reale, è solo plausibile. In realtà noi non siamo qui. Il qui, l'immanenza, il presente non si è nemmeno reso conto della nostra presenza.